Certo, che bel colpo d'occhio. Buonasera, buonasera, una squadra vera e propria. Billy Costacurta, Amauri, Aldo Montano, Andrea Montovoli, Emanuele Filiberto di Savoia. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Ed è la prima volta che possiamo dire Presidente Emanuele Filiberto. Non ti fa un po' strano? Molto Emanuele? Democratico. Molto questo. Democratico, io direi. Bene, bene. E te presentatrice per la prima volta di questo magnifico. Hai sbagliato, show. Il secondo anno. Vabbè, allora secondo anno. È il secondo anno. Emanuele, vi trovo. Però tutti con in noi è la prima. No, con voi è la prima, effettivamente, sì. Effettivamente sì. Avete già votato per questa prima fase di gara, sì. Le nostre Miss. Eravate d'accordo? Avete votato in maniera separata? Non lo so, Aldo. No, credo ci siamo messi d'accordo, no, ognuno ha votato per sé e secondo le proprie preferenze. Non era facile, perché sono tutte belle, molto vero? Molto belle. Billy, dove guardi? Che stavo guardando? Stavo guardando gli ospiti, le persone così. Per... Ti piace? Avevo... Sì, molto. Bel palazzetto. A Mauri. Dopo avremo modo di parlare con te perché c'è una cosa singolare che ti lega a Jesolo. Dopo lo ricorderemo, intanto io... Mi faccio accomodare, buon lavoro, le nostre Miss sono tutte bellissime, ma una sola vincerà la corona di Miss Italia del mondo. Sì, grazie Emanuele, ho capito. Prego, accomodatevi, grazie ragazzi. E ci siamo in questo momento. Per il momento no, ci sono tutte. Tutte? Sono tutte. Beh, vedevo Andrea un po' triste. Perché quando Andrea? Ne vedeva partire due o tre. No, ci sono, perché è aperto? Perché sono tutte belle. Aspetta, ti do il mio. Perché sono tutte belle, faccio complimenti a tutte, quindi è difficile scegliere, anche se noi siamo giurati. Puoi andare a baciarle anche te una a uno? Perché credo che... Andrea, se vuoi puoi andare. No, Biagio, puoi chiamare Andrea, per favore, da andare baciare a baciarle una a uno? Non si può, Andrea, non si può, lo possono fare solo i conduttori. Mi dispiace. We have everything from the cold antipasto to the pasta that my dad makes homemade, the... Salad, everything. Come se la ride, non capisco perché. Sorry if I'm making anyone hungry. No, però lei mangia, diciamo. Tanto, però non ingrassa. Dobbiamo lei. Tutti andare a casa sua. Andiamo, brava. Tutti da te, eh? Dove... Dunque mangia tanto, dagli antipasti ai primi, secondi. Montovoli non perché capisce ridi, più niente. Perché ridi, Montovoli? Sai che cosa? Vedo molto bene Emanuele in veste di presentatore perché è molto bravo. Ti piace, eh? Sì. Grazie. Ecco, adesso è finita, hai detto la tua. È finita, hai detto, grazie, mi dispiace, mi sarebbe piaciuto sentire anche le altre ragazze, ma non possiamo intanto. Bentornati, bentornati a Miss Italia nel mondo. In diretta da Jesolo, la City Beach del Veneto. La gara diventa... Sì. Diventa importante. Diventa adesso. Molto importante. Prima infatti abbiamo presentato le prime sei finaliste, ora però la fase di gara cambia. Cambia perché abbiamo modo di conoscere meglio le nostre sei finaliste. Fino ad adesso le abbiamo viste ballare e sfilare, ora però vogliamo capire quanto conoscono del nostro paese. Il grado della loro cultura. Esatto. Se si sono acculturate, se hanno studiato. Sì, esatto, Biagio. E lo faremo in una maniera... insolita per, per un programma insomma di Miss. Lo facciamo infatti con un quiz televisivo. Le prime tre finaliste sono state abbinate ai nostri giurati. Eccole qui, vi faccio vedere subito gli abbinamenti. Sono sbagliati gli abbinamenti. Allora, la Miss Moldavia, ecco la Miss Moldavia numero 1, la 01. Dov'è la 01? Ecco, per piacere, vicino a Montovoli. Montovoli. Ecco, cambiati. Change. Bene. Poi la 02 accanto ad Aldo Montano e la 03 accanto a Billy Costacurta. Con i nostri giurati. Allora, il quiz è abbastanza semplice. Faremo delle domande. La prima Miss che si prenota dovrà rispondere. Saranno le nostre Miss a rispondere. Ovviamente i giurati però possono suggerire. Non dovete parlare. I giurati non possono parlare. Va bene? Solo le Miss. Intanto però ricordiamo il televoto. Visto che in questa fase di gara è molto importante. Sono solo le persone da casa a votare le nostre sei finaliste. Il televoto da telefono fisso è l'89 48 48 48. O ancora inviando un messaggio. Oppure un sms al 48404 con il numero della Miss che volete votare. Apriamo il televoto.
Ecco, andiamo ad aprire. E a questo punto vediamo la cultura. La cultura, vediamo a che punto sta anche i nostri giurati, perché se non la sapete neanche voi, fate una brutta figura. No, ricordiamo però, ricordiamo che non si vince niente, è solo una maniera diversa di far conoscere le nostre ragazze. È un gioco, ma le domande sono vere. Ecco, Biagio, stai divertendo. Assolutamente sì. Vai tu o vado io? Prego, Biagio. Prima domanda. Quale antico anfiteatro di Roma poteva contenere fino a 50.000? Mi sembra la miss, la numero 2. È facile. E prego. Ed era? Uno. La devi dire. Due. Puoi suggerire Colosseo, a lei. Colosseo. Bravissima! Bravo Montano! Bravo. Andiamo avanti con la seconda domanda. Cosa, Aldo? Non ti sento. Non vale, lui è veloce. È veloce, Aldo. No, non però vale. Le ragazze devono pigiare. Le ragazze devono pigiare e parlare loro. Lui, ecco, vedi questa curta, da bravo spot. Potete solo suggerire voi. Succede la discussione. Forse a coppia, no? Che allora vabbè, si dai, schiaccia. È la prima domanda. È andata. Va bene, quindi devono essere le ragazze. Andiamo per buona. Seconda domanda. Che lavoro faceva il papà di Marco Polo? Mi sembra la 03, la miss. Miss Argentina. Era un mercante. Brava! Era un mercante! Brava! Dai, zitto, Montano! Ha risposto bene. Litigano, guarda, litigano. Certo. E niente, Montovoli, facciamo qualcosa con anche Miss Montalia. Anche se è un gioco, ma la gara è sempre gara, Anche voi, perché... Montovoli, ti prego. Dai, la prossima domanda. Allora, chi affrescò a Padova la cappella degli Scro... Vabbè, non lascio finire, Giotto. Dai. Cosa? Giotto. Brava, Giotto. Voi non sapevi neanche... Non ho neanche finito di dire. Non lo sapevo neanche io. Bravissima. Io volevo chiedere, sentire però il presidente della regione Veneto in merito appunto a questa meraviglia che abbiamo appunto... Eccolo lì, il microfono. Prego. Brava, perché Papa Giotto nel XIV secolo, fra l'altro quella cappella piccola fu distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale, restaurata e aperta al pubblico, restaurata nel 2002 con un grandissimo successo di pubblico. Io consiglierei a tutti una visita perché è per davvero bella. Tutti insieme. Tutti insieme. Tu vai con la tua famiglia. Non c'è entrato tutti assieme. Tutti insieme non ci stiamo, ma ecco. Uno alla volta. Ci andremo. Merita davvero. Se merita andremo. Grazie. Prossima domanda. Quarta domanda. Vai. Fate attenzione ragazzi. Montovoli. Montovoli, dai questa. Qual è il nome della regina d'Egitto che fece innamorare Giulio Cesare? È facile. È lei, è sempre questa curta lì, la binata. Brava Cleopatra. Bravissima. Mi piaceva pure a me Cleopatra. Aldo, cosa c'è che non va? Tutto bene. Montovoli, e che figura facciamo qua? E che figura facciamo? Poi tu stavi troppo girato con quelle risposte. Non ah, le perché vedevo. Volevi leggere la risposta. Ah, ecco, vediamo chi ha vinto, no, però chi è stata più brava. Delle nostre miss, vediamo la grafica. La diceva chi non rispondeva. Vince Anna Paola Rasvitiello, Miss Argentina, la 03. Complimenti. Complimenti anche a Billy Costacurta. Billy. Coadiuvata da Billy Costacurta. Ha fatto tutto lei? Stavo a un metro. È stato bravissimo, veramente. Va bene. E adesso cambiamo? C'è grazie, una nuova manche? Sì, la seconda manche, le altre tre finaliste. Grazie ai nostri giurati, le nostre tre miss possono raggiungere vi Fiorella Migliore. Voi? Portate il microfono. Fantastici con voi. Questi gelati, prendono scambio. Intanto vediamo le altre. Ma tutti la sotto situazione. Controllo, tranne Montovoli, tranne mi Montovoli. Sembra di capire. Eh beh, c'è chi sceglie di rimanere single. Vabbè, ma sei giovane, Montovoli, parli come se fossi, non lo so.